Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, sì, oggi non faccio questo pomeriggio il video di Fortnite. Voglio invece ragazzi parlare insieme a voi dell'ultimissimo aggiornamento proprio di oggi di Realm Royale, il Crafting Economy Patch di Realm Royale. Un aggiornamento che ragazzi cambia davvero tantissimo le regole del gioco, stravolgendole in maniera incredibile per quello che riguarda armi, armature, ma anche combattimento. Una cosa davvero che vale la pena di ascoltare se siete giocatori di Realm Royale. Voglio subito dire ragazzi che purtroppo c'è stato un ritardo da parte di HiRed Studio, perché aveva annunciato ufficialmente che sarebbe uscito settimana scorsa Realm Royale su console, rilasciando tra l'altro sia per PS4 che per Xbox One due trailer. Purtroppo stiamo ancora aspettando, dovrebbe davvero essere questione di ore ragazzi, di ore. Speriamo che il prima possibile sistemino e mandino su console questo meraviglioso videogioco Battle Royale. Cominciamo subito per quello che riguarda il gameplay generale, ragazzi. Il danno dei colpi alla testa è stato ridotto da un bonus del 100% ad un bonus del 50% per tutte le armi. Il danno dell'arma, sempre prendendo di riferimento tutte le armi, è stato ridimensionato da 0, 10, 20 e 30% a 0, 5, 15 e 30%, utilizzando ovviamente il danno delle armi comuni come base di riferimento. Modifiche anche per quello che riguarda l'armatura iniziale, ragazzi, incredibile, da 200 a cui ci eravamo abituati ad iniziare le nostre partite, si parte con 600 di armatura. Hanno modificato anche l'armatura che viene aggiunta ritrovando appunto pezzi di armatura nei chest, nei loot in giro praticamente da chi muore, dalle casse, quelle leggendarie, ne parleremo fra poco. Prima ragazzi davano 200, 250, 300 e 350. Adesso, sempre in ordine di rarità, 60, 90, 120, 150, il che è giusto perché con 600 di armatura iniziale ci sta. Ridotto anche il timer nel momento in cui si diventa polletti, quindi quando ci killano, ma prima avevamo 30 secondi per cercare di scappare con il nostro polletto, adesso ragazzi 20 secondi, ridotto il timer. E non è tutto ragazzi, viene nuovamente data un pochettino più di chance a chi viene ucciso tra virgolette, o meglio trasformato in pollo. La velocità del polletto è stata aumentata al 135%. In poche parole, prima correvamo alla stessa velocità di chi ci stava killando. Se ci era dietro, poteva tranquillamente farci senza problemi se aveva le armi da mischia. Adesso corriamo molto molto più veloci. Hanno modificato i valori anche del disincanto, quindi quando distruggiamo materiale che c'è a terra, quindi i pezzi d'oro che ci vengono attribuiti per poter usare la forgia, da 5, 10, 15 e 20 a 3, 8, 20 e 40. Ovviamente sono sempre i valori in base alla rarità dell'oggetto che stiamo distruggendo. I forzieri, adesso qualsiasi forziere, ragazzi, tutti i forzieri hanno la probabilità di rilasciare un pezzo di armatura leggendaria, e oggi in live è successo incredibile. Hanno modificato anche i tassi di caduta dei forzieri, quelli leggendari, quelli giganti, che adesso rilasciano fino a 4 oggetti, quindi li hanno proprio potenziati a cannone. Potranno dare in realtà da 2 a 4 oggetti, quindi non più esclusivamente solo un'arma leggendaria, ma lasceranno pozioni, due pezzi di armatura leggendaria, oppure pozioni, armatura leggendaria e armi leggendarie.
le casse potranno anche rilasciare due armi leggendarie. Comunque, in qualsiasi caso, un'arma leggendaria è comunque garantita. Hanno tolto, ragazzi, i chicken trophy, quindi non servono più i trofei polli per utilizzare le forge se volessimo forgiare armi leggendarie o armi di classe leggendarie. Da adesso, tra l'altro, la quantità massima di frammenti che possiamo tenere è stata diminuita da 200 a 120, ma non vi preoccupate perché hanno anche modificato i costi degli oggetti che possono essere forgiati. Le pozioni dell'armatura è stata diminuito da 30 a 25 pezzi d'oro, la salute da 30 a 15 pezzi d'oro, le armature da 60 a 50, le abilità da 90 a 60 e le armi leggendarie di classe, non di classe, da 120 a 80 e di classe da 200 a 120. Quindi, ragazzi, veramente si sta proponendo un Battle Royale molto molto più duro di quanto lo è stato fino a ieri. Troverete molto più spesso giocatori con armi e abilità leggendarie, ma avrete anche molta più probabilità voi stessi di trovare le medesime. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, che cosa ne pensate di questo update, che vi ricordo si chiama Crafting Economy Patch. Vi ricordo anche, ragazzi, di andare a seguirmi sulla mia pagina Instagram, Xuder _ YouTube, basta che cercate Xuder e mi trovate, se volete vedere anche un po' di vita privata dello Xuderino che non c'entra con i videogiochi. Noi ci vediamo in live. Ciao!